Apriamo una nuova categoria, consulenza assicurativa. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza nel settore turistico. Il premio va a S4T Services for Travel. Per essere una giovane eccellenza nella consulenza per gli operatori del turismo, per supportare il cliente a 360 gradi, grazie al team specializzato in materie legali e assicurative per il turismo, per l'affidabilità e la competenza dimostrata che ha portato a stringere partnership con importanti player del settore assicurativo. E saluto in collegamento con noi Pierluigi Piccilli, responsabile Services for Travel. Grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera, grazie a voi. Senta, un commento a caldo, poi ovviamente non posso non chiederle rispetto a quella che è stata una delle parole più utilizzate in questo periodo, perché si parla di un settore penalizzato, quello del turismo, ma insomma cerchiamo di fare un po' un discorso generale, premio, contesto in cui ci troviamo e appunto il settore di riferimento. Beh, sicuramente il vostro riconoscimento è per noi un grande onore, una grande soddisfazione, motivo di orgoglio, considerando che S4T, Services for Travel, nasce soltanto 2 anni fa, quindi la mia proiezione è esattamente a 2 anni fa, quando in fase embrionale non sapevamo esattamente che cosa sarebbe stato questo servizio. Eravamo convinti che costituisse una innovazione, sicuramente un servizio, un unicum nel nostro settore, perché supportare gli operatori del turismo, l'assistenza al contenzioso, il facilitare tutti quegli adempimenti burocratici che oggi caratterizzano l'attività degli operatori del settore è senz'altro stata un'ottima scelta. Certo. Quindi siamo contentissimi, ecco, di questo riconoscimento. Assolutamente, ecco, guardi, io non è che voglio rimarcare come ci siano stati dei settori più penalizzati, perché questo è un momento per guardare con ottimismo al futuro, però è chiaro che bisogna anche fare tesoro, no, di quello che succede anche in termini negativi, però questo dà modo di vedere verso l'avvenire in maniera diversa, più costruttiva forse. Probabilmente sì, sicuramente quegli ultimi 3 mesi trascorsi, in particolare per il nostro paese, ma per il settore viaggi, per un settore che contribuisce quasi per il 12% per il nostro PIL, insomma è stato un momento terribile. Con molti operatori si parla forse del momento più basso, il picco più basso a livello di fatturati, a livello di problematiche. Quindi la presenza di S4T, soprattutto negli ultimi 3 mesi, è stata fattiva, concreta, quasi 7 giorni su 7. Io ricordo il mese di marzo, dove molti nostri concittadini erano rimasti bloccati all'estero, e dove appunto il nostro supporto nei confronti degli operatori per fare in modo che tornassero il prima possibile è stato importante, molto significativo. Per fortuna oggi incominciamo a rivedere questa luce, i viaggi ricominceranno e stanno già ricominciando, le prenotazioni, insomma sembrerebbe che il peggio dovrebbe essere passato, e quindi ci auguriamo che la presenza di S4T continui ad essere importante anche per il futuro del nostro settore. Ottimo, ottimo, è vero, insomma tutto sta ripartendo, indubbiamente magari ci sono alcuni settori che ripartiranno un po' più lentamente, però con le buone giuste mosse si potrà fare magari ancora di più, no? Mettiamola sì, così. Sì. Aggiungerei che in questi 3 mesi chiusi in casa, 2 mesi, insomma, sì, penso che la maggior parte di noi non abbia fatto nient'altro che desiderare di riprendere a viaggiare, ovviamente con una sensazione di sicurezza che dovrà essere, certo, superiore, ma sicuramente potremmo definire un effetto compressione. Siamo certi che nel giro dei prossimi mesi, insomma, il nostro settore riprenda i trend che ci aspettiamo. Ma insomma, qui entrate in gioco voi, appunto, no? La voglia di viaggiare, sì, però con la dovuta sicurezza e insomma la garanzia che tutto possa essere sempre controllato, mettiamola così. Allora, grazie anche a voi. Sì, vorrei ovviamente estendere, se mi consente, questo doveroso ringraziamento e questo riconoscimento a chi ha ideato questo progetto, quindi parliamo della famiglia Garrone, di un'azienda leader nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è la Insurance Travel. Grazie al loro supporto, insomma, questo progetto si è concretizzato e si è realizzato. Non posso non coinvolgere tutti i miei preziosi colleghi, avvocati, assicuratori, legali, che rendono S4T un servizio, un'eccellenza ad alto contenuto professionale. Assolutamente, doverosa chiusa, quindi assolutamente ha fatto benissimo. Io ringrazio Pierluigi Piccilli, responsabile S4T Services for Travel,
e tutti coloro che lavorano con lui ogni giorno. Quindi in bocca al lupo ancora di più, visto che parliamo di turismo e sappiamo cosa significa. Grazie. Grazie a voi, grazie a Grazie. voi, grazie a voi. Grazie.